Continua il lavoro della squadra mobile di Salerno, del vice questore Gianni Di Palma, per analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed identificare i membri della banda della spaccata che ha agito 5 volte nella notte tra domenica e lunedì. Finora solo 2 colpi sono stati portati a termine, uno alla bancasella e uno ad un tabacchi. I tentativi falliti sono stati ad un supermercato, alla Galleria Mediterranea e ad un negozio all'interno di Porta di Mare. La polizia sta verificando la presenza di persone sospette in zona nei giorni precedenti, possibilmente individuate dalle telecamere di sorveglianza. Nel frattempo, durante la riunione in prefettura che si è svolta ieri, si è discusso di potenziare le misure di sicurezza nel triennio 2024-2026 con un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno che garantirà all'amministrazione cittadina di Salerno 114.000 euro all'anno. Questo includerà un potenziamento del sistema di videosorveglianza e anche della sala operativa della Polizia Municipale, oltre a programmi di mediazione giovanile scolastica per promuovere la cultura della legalità tra i giovani. Negli ultimi giorni la città ha registrato diversi episodi preoccupanti, tra cui furti in appartamenti e negozi. Tuttavia l'evento più significativo è stata l'aggressione a colpi di coltello avvenuta sul lungomare il 1 maggio, in pieno giorno e con tante persone e famiglie presenti. La polizia resta attenta agli episodi criminali che si sono verificati in città, compreso quindi l'accoltellamento del 1 maggio, con l'obiettivo di comprendere i motivi dietro questi eventi ed indagare sulle attività illecite.